Mia famiglia. Lei è sposato? No. Meglio così. Grazie. Mia moglie è un po' rustica, non ci faccia caso. Le auguro di essere di ritorno per l'ora del pranzo. Qua i giudici vanno per le lunghe, sai. Il signor Salvotti poi non si stanca mai.
E chi è questo Salvotti? Il consigliere Salvotti. È lui che interroga. Mi dispiace per lei, ma è un tipo molto in gamba, ce ne sono pochi come lui. Ne ho visti tanti andare all'interrogatorio col muso duro e venir fuori che par tanti sorsi negai. È facile quando uno si mette dalla parte più comoda. Cosa? Si immagini che una sera il signor Salvotti entra in una taverna e si trova in mezzo a 9 masnadieri, brutte facce, gente capace di tutto. Sa cosa ha fatto il signor Salvotti? Si è messo seduto a un tavolo, tranquillo come se fosse stato in casa sua, e ha impiantato un processo in piena regola, li ha interrogati tutti uno per uno, tutti 9, finché sono arrivate le guardie per arrestarli. Ho capito. Poi hanno ristabilito l'ordine a Napoli e nel Piemonte. Noi siamo qui per stroncare altre insidie, per vincere i rinnegati e per convincere gli illusi. E adesso incominciamo. Buono, molto buono. Ieri l'ha fatto la mamma, stasera l'ho fatto io. Io vi sono grato, è molto importante per me. Sapete, io mangio poco e allora un buon caffè a stomaco vuoto mi dà una specie di ebbrezza. Le serve per dimenticare? Dimenticare? No, no, per ricordare. Cosa? Tutto il bene e tutto il male che si sono formati dentro di me fin dall'infanzia. Pensare e scrivere è la mia unica consolazione. Le danno poca carta, solo 5 fogli. Enumerati, e devo farli leggere alla commissione. Mi controllano anche in questo. Vuole che le porti della carta? No, no. Non si fida di me? Ma sì che mi fido. E posso anche provarla. Tenete qui. Guardate. Scrive sul tavolino. Scrivo di notte, altrimenti potrebbero sorprendermi. Ma è finito, non ci sta neanche più una parola. Guardate come faccio quando non c'è più spazio. Raschio il tavolino. E così ho di nuovo una grande pagina tutta bianca. Io lo sapevo che lei era uno scrittore. Scrive anche romanzi. A me piacciono i romanzi d'amore. Ne leggo tanti. Temo che non leggerete mai quello che scrivo io. Tragedie, versi. Ma come mai un signore buono e gentile come lei è in prigione? Cosa Gaio ha fatto? Non voglio parlarne. Mi perdoni? Non volevo mica essere pettegola. Ma no, non ce l'ho con voi. Sono un prigioniero di Stato. Politica. E non voglio parlarne perché sono come un amante maltrattato dalla sua bella. Capite? E ho deciso di tenere il broncio. Ma non parliamo più di politica. Preferisco parlare d'altro. Di voi, per esempio. Non mi avete ancora detto come vi chiamate? Zanze. Ma che strano nome. Vuol dire Angela. Ce ne sono tante a Venezia che si chiamano così. Zanze! Cosa fa sto testamento? Se mezz'ora che ti aspetto in fondo al corridoio. Stava parlando col signor Pellico. Ossa musto che se ne fa se il signor Pellico ha detto ciacco e... Non ho altro da pensarlo. Andiamo fuori. Ma scusi, signor Pellico. Buonanotte. Dai, via! Perché fa così? Ma niente. Non so neanche io in che mondo viviamo. Le parole che dici ingenuamente ti si rivoltano contro. Gli amici in un modo o nell'altro ti mettono nei guai. E quegli altri
Bei gentiluomini. Fanno una promessa, poi se la rimangiano. E poi questo caldo. Non si respira. E anche il vostro caffè, oggi non valeva niente. Acqua sporca. L'ha fatto la mamma. Dovevate farlo voi. Sapete che ne ho bisogno. Ve l'ho chiesto come a un'amica. Si vede che mi sono sbagliato. Non mi posso fidare. Ma che fate? Ma no, no. Non dovete pagare quello che ho detto. Oggi sono intrattabile. Perdonatemi. Ah sì, lo so che non è colpa vostra se il caffè era cattivo. L'ha fatto vostra madre. Ma io non piango per quello. Io non ho mai tradito nessuno. E tutti mi dicono che non ci si può fidare di me. Su, su, basta adesso. Io ho chiesto scusa. Nella lettera che il signor Pellico le ha scritto da Venezia si parla di... vale a dire il segnale di riconoscimento fra cugini Carbonari. Tutto questo, riferito dal Canova in termini grotteschi, può anche apparire una farsa, ma lei sa benissimo che non lo è. Il Canova, che può anche essere un buffone, ha detto la verità, e lei, che è un uomo d'onore, vuole continuare a mentirci? Il salasso gliel'hanno già fatto le zanzare. Tutto un beccone. È tutta una puntura. Uffa! Non c'è un refolo d'aria. Sirocco. Vuol piovere, ma non si decide. E questo, se niente, sentirà Strogosto cosa sono i piombi. E lei è debole, signor Pellico. È molto debole. Quello che mi sfinisce è l'incertezza. Prima l'interrogatorio di 10 ore. E adesso 10 giorni che non mi chiamano. Vogliono tenermi sulla corda. Ma cosa credono di aver scoperto? Ah, beh, riguardo questo io non so niente. Io non le dico che una cosa sola. Mangiare, riposare bene alla notte, se no... Mi scusi, dottor Dosma, ma ormai io non ci credo più. Fin da bambino, ogni 7 anni, i medici dicevano che dovevo morire. Cos'è, fatalista? Ah, allora non va mica tanto d'accordo con questa. Sebbene vedo che la legge è molto poco, eh? Signor dottore. Ah. So qua. Ah, per la gondola a San Michele. Aspetta, arriva. Vabbè, allora andiamo. Dunque, mi raccomando, le ripeto, mangiare, riposare bene, se no... E questo è veleno, servo suo. E ti? Col vostro permesso che faria un po' di compagnia al signor Pellico. Io volevo dirle che ho letto la sua Francesca da Rimini. Che bella che è, signor Pellico. Ma è una storia vera? È verissima. Che bello, ho pianto tanto. Ma perché si chiama tragedia? Ah, perché? Perché finisce male. Non come i romanzi d'amore che leggete voi. Eh già, perché quelli non raccontano mica storie vere, finiscono tutti bene. E invece a questo mondo ce ne sono poche di cose che vanno a finire bene. Sbaglio, signor Pellico? Beh, in un certo senso sì, ma sbagliamo tutti, Zanze. Perché ci lasciamo distrarre da quello che ti succede attorno. Come? Sì, perché guardiamo fuori, invece che dentro di noi, nell'anima. Ma c'è un modo perché le cose finiscano bene. Bisogna rinnovare la vita dello spirito, fare in modo che sia qualcosa di vero, di reale, di quotidiano. Sì, sì, capisco. Ma non è mica tanto facile, sa, specie per la gente ignorante come me.
se riuscissimo a leggere questo libro, forse le tragedie della nostra vita sarebbero meno stupide, meno crudeli. Sa cosa pensavo ieri sera, signor Pellico? Io sono innamorata del mio Marco, eppure sto così volentieri con lei. Starei qua delle ore se mi lasciassero. Come mai, Zanz? Non me lo spiegate? Io no. Io sì. Perché con me potete parlare del vostro innamorato. Sarà anche per questo, io non lo so. Ad ogni modo ho molta considerazione per lei. E forse... Forse? Le voglio bene come un padre. Mi sembra di farmi un complimento. Io ho soltanto 32 anni. Come un fratello, allora. Va bene? Ecco, sì, così va bene. Sorella. Perché non mi legge la Bibbia? Legga qui. Così ogni volta che leggerà queste pagine si ricorderà di me. Ma è il Cantico dei Cantici. È brutto? No, è molto bello. È la celebrazione dell'amore. Allora ho indovinato. Colomba mia, tra le fessure della pietra, nei varchi aperti fra i macigni, fammi vedere il tuo volto. La tua voce si faccia sentire dalle mie orecchie, perché dolce è la tua voce e bello il tuo volto. È impossibile non trovare qualche incanto nella presenza, negli sguardi, nelle parole di una giovinetta vivace e affettuosa. Io, che mi ero affezionato a Maddalena senza conoscerla, come potrei essere indifferente alle fraterne premure di Zanze? Conoscerla è stato un bene. Mi ha addolcito il carattere e mi aiuta a pazientare. Ma non sto rischiando di innamorarmi di lei. Certo, non è merito della mia saggezza se non me ne sono già innamorato. È piuttosto perché lei pensa sempre al suo Marco. No, non ne sono innamorato. Anche se non è amore il sentimento che lei mi ha ispirato, confesso che è molto simile all'amore. Questa cella è un forno. Si muore di caldo. Sto male. E se mi dessero una stanza migliore, fresca, confortevole, ma senza di lei, sarei contento. Ogni giorno mi sembra più bella. Devo distaccarla da me. Mia madre non è mica giusta, sa. Lei basta che pensi ai miei fratelli più piccoli e poi che mi arrangi. Tutto quello che faccio non le va mai bene, trova sempre da ridire. E se mi scopre a leggere di notte, dice che consumo troppe candele. Forse la noia, signor Pellico. Preferisco rimanere solo. No, perché io ho capito che lei è di cattivo umore, ma so benissimo perché. È la solitudine, i pensieri. Deve distrarsi. Io sono sicura che non le do fastidio. Quando parla con me le passa sempre il cattivo umore. Provi a parlare. E va bene. Vuol dire che se non vuole parlare lei, parlerò io. Del vostro Marco, naturalmente. Non so mica parlare solo di quello io. Posso parlare anche d'altro. Oggi le avevo portato anche un regaletto. Non è neanche curioso di vedere cos'è. Ma cosa c'è ancora? Ha ragione lei, signor Silvio. Io oggi avevo bisogno di sfogarmi. Il disgraziato di Marco me ne fa di tutti i colori. Ignorante, dispettoso.
Non so come ho fatto a perdere il sentimento dietro un uomo di quella specie. Ne ho paura che sia anche senza coscienza. Sapesse come sono stufa, signor Silvio. Sono disperata. No, Zanze. Ti prego. Non farlo più. E si figurino. Signor Pellico, ha sentito? No, cosa è successo? La serenata. Se era nella cella di prima, la sentiva anche lei. Sono passate sotto il ponte dei sospiri. Ma chi? Due belle signore, in gondola. Una cantava con la chitarra e facevano la serenata a qualche prigioniero. Poi le sentinelle le hanno mandate via. Che peccato. Era bello. La... Quella canzone l'ho scritta io. Allora, quella serenata era per lei. Io ero venuta anche a salutarla. Mi mandano in campagna. Perché? Non sto bene. Non stai bene. Ah, signor Silvio. Signor Brollo! Signor Brollo, presto! Signor Brollo, presto! Si è sentita male all'improvviso, ma che cos'ha? Povera putella. Se posso, torno domani. Riferisco, signor. Come Galo passa la notte? Se troverò meglio qua nel nuovo alloggio? Fammelo caldo. Per forza, signor. Al piano di sopra le celle hanno il tetto di piombo. Ma la signorina Zanze non ha potuto venire stamane? Eh già. E non tornerà a Venezia neanche tanto presto? È già partita? Stamattina, di buon'ora. Ma lei, scusi, non se l'era proprio immaginato il mal che la soffriva la signorina Zanze? È certo che un male come quello né io né lei, signor Pellico, ce lo prenderemo mai, eh? Mi sono spiegato. Senta, potrò anche sbagliarmi, ma sa, quando c'è un padre troppo buono, una ragazza troppo vivace e un moroso un poco impaziente... Avete finito? Comandi. Non sono disposto ad ascoltare discorsi di questo genere. Cosa ha godito de mai? Se cose di questo mondo, signora. La Zanze la si sposerà e tutto andrà a posto, no? Servito, signor.